oggi siamo qui perché c'è dietro di noi un progetto industriale diverso per la nostra azienda, e siamo qui perché questo progetto industriale è nato grazie al contributo di tutti gli interessati alla nostra azienda, i nostri dipendenti, le parti sociali, ma anche le istituzioni sul territorio che hanno accompagnato la nascita di questa azienda, di questa fabbrica in modo concreto. E per questo ringrazio il presidente Chiamparino e gli assessori. Grazie. Grazie, grazie. Diciamo, sempre quando si riesce da una situazione che era molto critica, come loro sanno molto meglio di me, a riaprire, diciamo, a far tornare a splendere il sole, come è avvenuto con, diciamo, dopo una nottata di pioggerella comunque uggiosa, e mi sembra una bella notizia. Quindi, per me, e il merito di queste cose, prima di tutto, sta alle persone che ci hanno creduto, alle lavoratrici e lavoratori che non hanno mai mollato anche nei momenti più difficili. E poi, sì, perché questa è la cosa che, se mi permettete, non hanno mai mollato in un modo, come si può dire, sempre, questo non mi viene un'altra parola, ma costruttivo, cioè non solo per dire no, cioè tenere duro, ma per dire del sì, per cercare di costruire qualcosa. Poi a chi ha responsabilità manageriali, perché poi ci vuole una visione, un progetto, perché se no solo la volontà delle persone, se non è indirizzata, non è guidata, non si incontra con una visione, non rischia di non avere prospettiva. Posso fare la battuta che ho fatto prima con un amico, che è un po' come il toro, cioè nel senso come era nella situazione, cioè non me ne vogliono gli juventini, perché poi so benissimo che votano anche juventini, però non me ne vogliono, però non c'è dubbio che la situazione era molto, per forza poi torniamo a dire no. Dicevo, la situazione era molto compromessa, cioè ci sono stati dei momenti in cui, sinceramente, con Gianna, ti ringrazio, che ha seguito assiduamente la cosa, quindi sicuramente, però possiamo dire che qualche momento, non dico di disperazione, ma in cui si faticava a intravedere le soluzioni, ci sono stati. È un po' come il toro qualche volta. Non vogliamo mai! Però adesso siamo in zona Europa, vediamo l'Europa, e quindi come anche la Factory di Italia Online può vedere l'Europa. Io quello che vi auguro è di, con la stessa determinazione, la stessa voglia di fare, lo stesso slancio che avete, che hanno mostrato i lavoratori e le lavoratrici, che è la stessa visione che avete mostrato voi per questo inizio, possiate vedere anche voi come il toro l'Europa. Auguri a tutti. Sì, mi auguro anch'io da juventino che il toro arrivi in Europa. Ecco. Non tocchiamo l'argomento Europa in questi giorni, Guido. Ma è stata davvero un'esperienza molto toccante dal punto di vista umano per me e per Gianna, perché io ricordo ancora il giorno a Roma quando siamo usciti a dire che avevamo trovato l'accordo, ricordo l'urlo delle persone che erano lì, che erano tante, comunque avevano viaggiato in treno, quindi davvero complimenti a tutti, complimenti per la pazienza, giusto, complimenti per l'educazione, per il modo corretto di seguire questo progetto. È una grande soddisfazione, ed è una grande soddisfazione non solo per questo sole meraviglioso che deve essere assolutamente di buon augurio, proprio anche per le parole che ha detto il vostro amministratore delegato, che sono parole assolutamente di una persona che crede in questo progetto e che vuole che questo progetto vada avanti. Questa è la cosa più bella della giornata, quindi complimenti a tutti, in bocca al lupo e andiamo avanti. Grazie Alberto.
io volevo soltanto unirmi ai ringraziamenti a tutti quanti voi, perché come ha detto Sacco fa, come dicevo bene il Presidente prima, ci avete innanzitutto regalato oggi una bella giornata, oggi ci avete regalato una bellissima giornata di festa, ma ci avete anche regalato un percorso di condivisione di emozioni. E io ricordo il giorno in cui ci avete un po', come dire, invitato calorosamente a partecipare alla giornata degli esami dopo il corso che avete fatto, e la soddisfazione, l'emozione che avete trasmesso in quella giornata me la porterò, come dire, per sempre nel cuore. E grazie all'amministratore delegato, insomma a tutti quanti voi, per aver avuto un'idea, una visione, per averla condivisa. E credo che il racconto della storia di oggi, della festa di oggi, sia un racconto importante, perché ci permette di comprendere come, di fronte a una situazione drammatica, il Presidente l'ha ricordato, in alcuni momenti avevamo davvero quella sensazione di smarrimento, di disperazione, di una situazione che sembrava ormai irreversibile, invece siamo riusciti con la forza di tutti, con l'impegno di tutti, con il coraggio di tutti, di provare ad immaginare una nuova dimensione, una nuova visione, e questo credo sia davvero un bel, bel messaggio. Grazie. Ringrazio il Presidente, ringrazio gli assessori, chiudiamo qui e chiudo con un'ultima cosa. Questo non è una fine, questo è un inizio, da oggi si comincia davvero, essere qui è un successo, ma io spesso dico a me stesso che successo ha sempre un duplice significato. Successo significa hai fatto una cosa importante, ma successo significa è già successo, quindi è già successo, lavoriamo insieme per i futuri successi. Grazie a tutti e buon pomeriggio.